avanti l'ennesimo igloo realizzato da Antropostudio negli ultimi 13 anni. All'interno dei nostri programmi di ecoantropologia abbiamo disseminato tutto l'Appennino di igloo e questo è il decimo di questa stagione. Dietro di voi potete vedere più tardi quelli che erano gli igloo del mese precedente e, come potete vedere, insegniamo a costruire l'igloo dal punto di vista Inuit, quindi fedeli alla tradizione completamente, e insieme a noi potete apprendere queste tecniche all'interno dei nostri laboratori di ecoantropologia e rewilding. Il rewilding è ovviamente tutta la nostra filosofia dal punto di vista scientifico e psicologico di riavvicinamento alla natura attraverso tecniche e modalità di vita compatibili con l'ambiente. Ovviamente Antropostudio è un progetto studiato da guide di natura e antropologi. Io porto avanti questo progetto da 13 anni e cerchiamo di tramandare questa bellezza a tutti coloro che aderiscono alle nostre iniziative e anche alle nuove generazioni. Quindi vi aspettiamo per vivere insieme questi momenti. E questo è il nuovo igloo del mese e andremo avanti per tutto l'inverno. Vedete, sono molto grandi. Ognuno di questi igloo ospita una famiglia di 4 Inuit. Questo è, appunto, abbiamo lasciato una spiegazione di quello che abbiamo fatto in legno pirografato, quindi totalmente ecosostenibile, e queste sono le nostre strutture realizzate. All'interno dell'igloo che abbiamo realizzato, uno dei tanti di questo villaggio che abbiamo creato proprio all'interno del Parco dei Monti Simbruini, e ci tengo a precisare che questo tipo di progetto, oltre che essere un'esperienza outdoor che ha anche dei particolari risvolti psicologici in ambito dell'ecoantropologia e quindi dell'ecopsicologia, è anche una profonda ricerca dal punto di vista etnografico. Durante i miei studi in ambito etnografico, appunto, ho avuto dei contatti con le popolazioni Haida ed Inuit e ho avuto in un certo modo una forma di trasmissione diretta di questi saperi. Quello che cerchiamo proprio di insegnare, come potete vedere è perfetto questo igloo, quello che cerchiamo di insegnare è proprio uno stile di vita vernacolare. Gli Inuit ormai sono una popolazione che non vive più questo stile di vita, ha abbandonato gran parte delle tradizioni e gran parte delle attitudini di vita in tutta l'area artica. Ormai vivono in apparati semiurbani, ma comunque in alcuni casi la tradizione sopravvive e noi cerchiamo proprio di riportare negli Appennini questo antico sapere attraverso anche il tramandare usi, costumi, tradizioni, modi di vita, proprio come se per una giornata dovessero vivere sull'Artico i nostri partecipanti. E quindi leggiamo alcune poesie di tradizione Inuit, studiamo la popolazione Inuit, cerchiamo anche di spiegare quello che era il loro modo di cacciare, di alimentarsi e quello che era tutto il paradigma socio-religioso di questo popolo. Tutto questo in questa bellissima esperienza, nella Igloo Experience con Antropostudio. Oggi siamo sui Monti Simbruini, molto spesso siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, che è una delle nostre sedi, e alcune volte sulle Alpi. Siamo stati i primi a fare questo tipo di esperienza in Italia. Siamo lieti che insomma sia stata di ispirazione
ed oggi alcuni cercano di seguire le nostre orme, ci fa piacere. Per avere formazione appunto in questo ambito dovete sempre contattare Antropostudio. Questo è un bellissimo posto per dormire, per passare qualche giorno. Considerate che qui dentro adesso fuori la temperatura è considerevolmente bassa, ma adesso qui siamo intorno ai 10 gradi. Quindi è bellissimo comprendere che questo tipo di struttura così antica e primitiva ha una sua funzionalità in questi ambienti così estremi, e quindi imparare sempre da ciò che c'è di primitivo in noi, nella nostra storia, andando a ritroso nelle nostre radici.